Se grazie a un calice di vino ogni occasione è buona per festeggiare, allora il 51esimo compleanno dell'Associazione Italiana Sommelier è una cornice ideale. Il taglio della torta a Milano, a cura di AIS Lombardia e della Delegazione Meneghina. Un banco d'assaggio con il meglio dell'enologia nazionale, che a molti ha ricordato l'ultimo congresso nazionale AIS nella Diamond Tower. Sì, un congresso bellissimo questo che abbiamo festeggiato nel 2015 a Milano e soprattutto un congresso che ha voluto avvicinare tante persone interessate al mondo del vino che, come d'altronde anche oggi, sono arrivate da tutta Italia. Festa dei tastevin e festa dei numeri, non solo il 51 sulla carta d'identità dell'AIS, ma altri traguardi a loro modo storici. Applaudo innanzitutto a questa fantastica idea di AIS Milano di festeggiare anche il 51esimo compleanno dell'AIS. Normalmente si festeggiano le cifre tonde, qui c'era questa circostanza assolutamente casuale che ci consente oggi di poter dire qui da Milano che abbiamo superato proprio oggi la nostra barriera storica dei 35.000 soci. Questa associazione veleggia naturalmente con il vento a favore verso i 40.000 associati, ma soprattutto proprio quest'oggi la nostra pagina Facebook ha raggiunto i 30.000 like, quindi non possiamo che essere felici. Sotto la Madonnina si muove la più grande territoriale d'Italia, AIS Lombardia, 5.200 associati in 11 delegazioni. Sino ad arrivare a questi numeri che sono quelli di questo anno 2016, dove a Milano solamente con la nostra delegazione di AIS Milano abbiamo raggiunto e superato i 1.800 iscritti. AIS Milano rappresenta al meglio la metropoli lombarda, capitale economica e industriale del paese. Buon compleanno AIS. Oggi tocchiamo oltre 1.800 soci a Milano. La Lombardia festeggia oltre 5.200 soci e questo vuol dire una crescita, vuol dire voglia di raccontare il vino, comunicarlo. Questo è quello che facciamo. E la testimonianza di una cosa del genere, questi centinaia e centinaia di soci che stanno oggi proprio scambiando auguri e vivono e sentono questa associazione, la testimonianza di un numero incredibile di giornalisti, di oltre 147 aziende che sono presenti oggi con noi. Questa è veramente una festa che condividiamo, vogliamo condividerla, farla tutti gli anni e rinnovarla. E se il 51 si rovescia diventa 15, tanti quanti sono gli anni di collaborazione tra la delegazione di Milano dell'Associazione Italiana Sommelier e il Westin Palace, eleganza classica in linea con i tempi a due passi dalla stazione centrale. L'albergo è ormai stabilmente la casa dei sommelier milanesi, ma si pone come punto di riferimento per tutta l'AIS nazionale. 51 anni di AIS, 15 anni di collaborazione, una cosa straordinaria. AIS per noi è un partner e persone eccezionali alle quali non vorremmo mai rinunciare. Sono diventati parte integrante del nostro team e credo che questa sia la cosa più bella. L'albergo è fatto di emozioni, è fatto di esperienze. AIS sono emozioni e esperienze e hanno portato tutto il mondo migliore e più bello di Milano all'interno del nostro albergo. Quindi prima di tutto un grande grazie a AIS e alle persone che lo rappresentano. Con il Westin Palace in questi anni abbiamo instaurato un rapporto veramente, come posso dire, quasi familiare, per cui siamo felici di essere in una struttura così importante che ci dà anche molto più prestigio in quello che facciamo e siamo felici di avere dei collaboratori importanti, perché tutto lo staff del Westin Palace è sempre vicino a noi e ci supporta in ogni nostra iniziativa. Gemme preziose su una giornata piena, i seminari di approfondimento guidati dalle personalità della divulgazione enoica targata AIS. Armando Castagno ha iniziato il giro dell'Italia dei vini alla scoperta dei segreti della sua regione d'origine, il Lazio, mentre Luisito Perazzo ha guidato gli appassionati sulla qualità del vino. I vini che sono presenti qua in quest'ambito provengono un po' da tutte le realtà a fortissima vocazione vitivinicola del territorio italiano. Quindi abbiamo solo un piacere a dover, come dire, conoscere, riconoscere, distinguere, se vogliamo, questi vini e poi anche a confrontarsi con i colleghi e a condividere le emozioni che è un bicchiere di vino di qualità. Soprattutto riesce
a donare. Lasciata alle spalle l'esposizione universale, Milano è pronta a rilanciarsi come città europea, metropoli con cui l'Italia può uscire definitivamente dalla crisi economica. E AIS Milano è soggetto nodale di questo tessuto e di questa voglia. Auguri AIS, appuntamento in Lombardia tra un anno. Ci sono 52 candeline da spegnere.